Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Se avete seguito la live dello scorso giovedì qui su YouTube, saprete che sono andata da Primark per vedere un pochino le cosine natalizie che c'erano, soprattutto quelle della Disney e... Che ve lo dico a fa'. Stitch, Winnie the Pooh sono, diciamo, i miei due personaggi preferiti. E quindi sono andata a fare un giretto e nel viaggio con Fede vi ho portato appunto con noi in live. E per chi non lo sapesse comunque... Ricordo che faccio una live una volta a settimana, e una volta su YouTube e una volta su Instagram, e nulla, così vi ho aggiornati tutti. Devo dire che non ho trovato proprio tutto quello che mi aspettavo di trovare, nel senso che di cose ce n'erano tantissime, sia natalizie che non, infatti ne ho prese un po', però ad esempio soprattutto le decorazioni dell'albero della Disney mi aspettavo più cose, più varietà, ecco. Qualcosina ho preso perché non potevo lasciarle lì, però mi aspettavo qualcosina in più, ecco, per quanto riguarda le decorazioni dell'albero, però roba ce n'era fin troppo, ovviamente non ho potuto prendere tutto, quello che mi piaceva, se no questo, erano 1500 cose e niente, dai, inizio a far vedere tutte le cosine che ho preso. Iniziamo con una cosa che sto indossando perché... Sì, ogni volta che vado da Primark devo prendermi qualcosa da vestire e sempre nella categoria bambini, ok? Perché, non lo so, le altre cose mi vanno troppo grandi di solito. E ho preso questo maglione che sarà il mio maglione di Natale di quest'anno. E l'anno scorso già ne avevo preso uno, però l'avevo preso su Shein, semplice, classico, e quest'anno ho visto questo, quindi ho deciso di prendere un maglione all'anno di Natale. Deciso, e magari il prossimo anno sarebbe carino di Winnie the Pooh se lo trovo natalizio. Comunque ho preso questo che è troppo bello, di Stitch, cioè guardate in posa, super carino, e niente, ho scritto Merry Christmas qua ed è troppo carino. Il tessuto è felpato dentro, vedete così, e poi dietro c'è Stitch, esatto, non so se si riesce a vedere. Comunque c'è Stitch, c'è la testolina di Stitch ed è troppo bello, rosso con la neve. E ho anche l'etichetta e la gruccia, cioè giusto per dirvi che non vi prendo in giro, vedete? E questa è taglia 13-14 anni. Tra l'altro l'altezza che c'è segnata è la mia, quindi questo, considerando che ho 22 anni, vabbè, comunque, tralasciamo. E mi va perfetta, anzi mi va anche un po' larga, cioè veste comodissima e tra l'altro... Ho il pantalone del pigiama sotto perché sto registrando questo video di sera dopo un'intera giornata in università e vari giri fuori, quindi potete immaginare. Vi posso dire ancora i prezzi, tanto non li ho ancora tolti e non ho ancora tolto le etichette. Questo qua 13 euro. E guardate che carino anche l'etichetta, che ovviamente non butterò, cioè troppo bello. Poi, rimanendo su Stitch, ecco qua. Questo è bellissimo. Questo è bellissimo, me l'ha regalato Fede, ragazzi, se andate da Primark e vi piace Stitch, c'è una parete interamente dedicata a borse, zainetti, ma anche, mi pare, tipo marsupietti e borsoni grandi di Stitch. Sono bellissimi. Allora, guardate la magnificenza. Innanzitutto, vabbè, tutto bianco, poi ha inciso, vedete il nome di Stitch, qui ha la D della Disney, nella cerniera, bellissima, e anche qua. Qua c'è Stitch disegnato, quindi ha già due tasche solo qua, poi anche le taschine laterali, e guardate, ci ho messo a trama così mi fa impazzire. E all'interno, vabbè, qui c'è ovviamente sempre cerniera con la D, che io adoro, cioè la D della Disney è una delle cose più belle del mondo, e dentro ha anche il taschino qua. Vedete? Cioè, super comodo e anche capiente, devo dire. E poi ha la tracollina, naturalmente, qua. E questo costa 19 euro. Cioè, se può fa. E niente. Cioè, ragazzi, me l'ha tirato subito. Bellissimo. C'era anche il borsone da viaggio. E bello, 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 bello. Quindi ve lo stra consiglio. Se amate Stitch, non potete non averlo. Cioè, bellissimo. Poi rimaniamo sempre in ambito borsoni, guardate ragazzi la magnificenza, proprio vicino a tutte queste zainetti, borse di Stitch, c'erano borse e zainetti anche di Minnie, ma guardate che bello, cioè di borsone mi è piaciuto più questo di Minnie rispetto a quello di Stitch, perché quello di Stitch, non so, era più moscio rispetto a questo, vedete, questo è un po' bauletto, tipo le borse bauletto che noi donne usiamo. Ecco, questa qui però in versione viaggio, cioè bellissima, nera con Minnie disegnata qua. Qua anche lei ha la D della Disney nella cerniera. E poi altra cosa che ho apprezzato tantissimo è questo qua, cioè allegato c'è anche, sì, che è attaccato qua, questo boh, porta qualsiasi cosa di Minnie, cioè troppo troppo bello. Ah, e tra l'altro, vabbè, è fatto benissimo, cioè anche le maniglie belle belle resistenti. E poi aprendo
togliamo questo. Guardate un po', c'è anche la tracolla, che tra l'altro è super morbida, ok? Non è rigida come queste qua, così è molto più comoda, ecco, da portare sulla spalla, cioè bellissimo. Infatti qua ai gancetti per metterci la tracolla, innamorata. E questo 25 euro, cioè guardate. E ce ne sta di roba qua dentro, cioè non vedo l'ora di fare un viaggetto. Ah, e anche qua, una cerriera qua interna, bellissima. Cioè ragazzi, non potevo lasciarla lì. È fantastica, anzi, cioè in realtà me l'ha regalata Fede anche questa. Era in vena di regali quel giorno. Poi passiamo alla borsa, questa qua di Primark. Oddio, ho tenuto qua. E iniziamo con Stitch. Ebbene sì, cioè non potevo lasciarli là. 5 euro sono due calzettoni, sì, calzettoni proprio di Stitch. E taglia 37-42, quindi sono super elastici. E c'è sia con Stitch natalizio, così, anche col... come si chiama? Col pompon, ecco, mi è venuto. E poi così, normale, quindi Stitch non natalizio, normale così. Non vi riesco a spiegare la morbidezza, cioè sono morbidissimi, infatti non vedevo l'ora di fare questo video per poi poterli indossare. E boh, 5 euro, due paia, bellissime, lunghissime come piacciono a me, fantastico. Non potevo lasciarle lì, come facevo? Cioè, bellissimo, questo che è un cagnolino. Un gattino, boh, comunque bellissimo, super morbidoso. E la cosa che mi è piaciuta è che sono delle slipper socks, quindi sono tipo dei, ok, delle pantofole, però sono più a calzino, perché vedete aderiscono, qua hanno tipo la parte abbastanza elasticizzata che aderisce di più al piede, ecco, così non perdo le ciabatte, cosa che a volte capita. E questo taglia 39,42 ho preso, ed è, sì, 5 euro, anche questa, cioè, ragazzi, e anche qui la morbidezza, fantastica. Poi, questa, allora, non mi serviva, però sapete che vai da Primark, non è che prendi le cose che ti servono, ok? Prendi le cose pucciose e carine che ti piacciono. Ecco, questa è una di quelle. È bellissima. È una cover per l'iPhone. Ho preso quella del mio modello, quindi 12. E, 5 euro, ed è di Winnie the Pooh, anche perché di solito è difficile trovare delle cose di Winnie the Pooh carine o comunque che mi convincano da Primark, tanto da prenderle, e questa mi ha convinto, cioè, guardate anche per come è disegnata, con Pippi, Winnie Pooh, poi fiorellini, è bellissimo, bellissimo. Non ha il rialzo qui per la fotocamera, però kiss, cioè, era bella, quindi va benissimo così. E poi le decorazioni dell'albero, allora, ho preso Angel, fatta così, con gli occhialini, bello, con anche le scarponcini qua, perché quest'anno farò il primo albero in casa nuova, e quindi appunto volevo delle decorazioni carine, quindi questa che è 4 euro. Poi Stitch, ovviamente, sempre 4 euro, Stitch immerso nel panettone, che è troppo simpatico. E poi ho preso Chip e Chop, perché mi sono piaciuti un sacco, non perché io sia particolarmente legata a Chip e Chop, però erano fatti troppo bene. Cioè ragazzi, guardate che belli, col bastoncino natalizio, troppo carini. E questo qua anche 4 euro. Ultima cosina, ho preso questa decorazione di Minnie e Topolino, che è troppo bella e sbrilluccicosa, bella bella, e che appenderò da qualche parte, non lo so dove, e 2 euro, questa qua, fantastica, fatta di legno, così. In realtà io avevo come obiettivo principale la palla di Natale con Minnie e Topolino che si danno il bacino, perché l'avevo vista, però nel Primark dove sono andata io, ovvero a Grugliasco, qua a Torino, non c'era, e quindi pace, mi sono dovuta accontentare, quindi ho detto per forza devo prendere qualcosa di Minnie e Topolino di natalizio, e niente, mi sono buttata su lui. Ok ragazzi, vi ho mostrato tutto, volevo condividere con voi le cosine che avevo preso, anche perché per fare uno shopping un po' natalizio. Fatemi sapere se anche voi siete andati da Primark in questo periodo, se che cosa avete preso, se vorrete andare, soprattutto dopo aver visto questo video, spero proprio di sì. Se vi è piaciuto questo video, come sempre, lasciatemi un bel pollice in su e un bel commentino, come sempre, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!